1800 colpi al minuto, 30 colpi al secondo. Il mio giudice è morto, ma ancora non lo sa. Fu così che il comandante si fece il giudice suo, senza parlarne con nessuno, con la facilità con cui si beve la birra d'estate, da solo. Quel giudice continuava a infilare il naso dove non doveva e lui l'aveva fatto fuori, senza troppi convenevoli. Così, come un maiale in mezzo alla strada, mentre lo Stato rimaneva a guardare. Il comandante era in guerra, da sempre. Il suo cervello era un'affilata tattica militare, conosceva ogni tipo di arma e avrebbe potuto parlare per ore. Ma non era uso che il comandante parlasse con qualcuno. Il combattente parla solo con la sua Kawasaki. 1800 colpi al minuto, 30 colpi al secondo. Il carro armato va colpito una e una volta sola, nel punto più fragile, al cuore. Il comandante fermò la moto proprio davanti all'auto del giudice suo, impedendone la marcia. Quindi la trivellò comodamente con la Kawasaki spagnola. Quello crepò all'istante. Lui fece inversione e venne via come tornando da una giornata al mare con gli amici. Senza rimorsi, senza guardare indietro, perché in guerra si guarda solo avanti. Preso in ottata. Grazie anche. All'abilità del nucleo che mi ha catturato. Potevo oppure resistenza, ma non avevo possibilità di fuga, quindi come dovere rivoluzionario, in virtù di un ragionamento di economia rivoluzionario, ho preferito non opporre resistenza.